C'era una volta il transatlantico, che già è il nome dall'idea di qualcosa di maestoso, nome che deriva dalla caratteristica illuminazione a plafoniera nel raffinato soffitto di legno intarsiato, che ricorda appunto l'illuminazione di un transatlantico. In quel lungo corridoio di Montecitorio, nei suoi divani in pelle, nei salottini laterali e riservati, politici navigati hanno per decenni esercitato la nobile arte del compromesso, la capacità cioè di arrivare a concessioni da entrambe le parti con lo scopo di trovare un terreno comune, capacità fondamentale in ogni democrazia, ma oggi perduta in Italia, come ha sottolineato anche il settimanale tedesco Der Spiegel. Il transatlantico si è così ridotto ad essere una zattera nel mare agitato, i confronti sono altrove, magari trasmessi da dirette streaming in nome di una malintesa trasparenza. L'impressione dell'incontro, non c'è nessuna impressione. Bersani ha detto quello che doveva dire, noi abbiamo detto quello che dovevamo dire. Abbiamo all'unanimità, senza nessuna discussione, deciso di non votare la fiducia al governo Bersani. Ci siamo trovati di fronte, diciamo, a un disimpegno conclamato di 5 Stelle che ha avuto 8 milioni di elettori e a quanto pare intende metterli in frigorifero. No, non c'è bisogno di scomodare fatti e personaggi di un'altra epoca, anche perché non c'è solo quello storico di compromesso nella politica italiana. Ce ne sono infiniti altri di minore importanza, compromessi che però hanno garantito governabilità. Faticosa, certo, perché faticosa è ogni sintesi tra posizioni diverse, come ci stiamo accorgendo particolarmente in queste ultime settimane. La destra designa il presidente e noi lo votiamo. Questo per noi è stato un atteggiamento improponibile e non accettabile. Il tempo è scaduto. È una assoluta evidenza per chi non vive soltanto nei palazzi ma sta in mezzo alla gente. Non ha i numeri per appropriarsi di tutte le istituzioni. L'arroganza di Bersani lo porterà a sbattere contro un muro. Ed ecco il risultato. Mi accingo a chiedere a due gruppi ristretti di personalità tra loro diverse per collocazione e per competenze di formulare su essenziali temi di carattere istituzionale e di carattere economico, sociale ed europeo precise proposte programmatiche che possano divenire in varie forme oggetto di condivisione da parte delle forze politiche. Per 7 lunghi anni Napolitano ha lanciato alle forze politiche accorati appelli a cercare una sintesi per riforme condivise in grado di affrontare le emergenze istituzionali e sociali. Un compromesso, insomma. E se dopo 7 anni di no, alla fine del mandato, il capo dello Stato affida questo compito a 10 saggi, beh, forse è inutile e anche ipocrita scandalizzarsi, soprattutto da parte di chi quella nobile arte non vuole più esercitare.